Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Ciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 32, 14 maggio 1933. Il segno che l'anima ha accettato e gradito la nuova vita del dono che voglio darle è che io continuo a manifestare le diverse qualità, le belle prerogative, il valore immenso che possiede il mio dono. E dopo che sono certo che già possiede tutta intera la vita del dono che volevo darle, allora le faccio conoscere le mie mire, il lavorio che ho fatto in essa e il dono che già possiede. Difatti, non feci così con la mia Madre Celeste? Prima la formai, la preparai, la dotai, preparai il posto, distesi il mio cielo nel fondo dell'anima sua, le feci conoscere tante cose e come le facevo conoscere, così ne facevo dono.
Potrei dire, madre e figlia, madre e figlio, facemmo prima i fatti. Quando nulla mancava alla mia santità, alla mia decenza divina, al nuovo cielo che venivo ad abitare sulla terra, allora le manifestai il segreto, che già l'avevo letta per madre mia. E come le manifestai il segreto, così si sentì madre del suo creatore. Vedi dunque la necessità di manifestare quello che voglio fare con la creatura, affinché Dio e la creatura vogliano la stessa cosa. La stessa mia incarnazione non successe prima, ma nell'atto stesso in cui seppe che io già la volevo per madre mia e lei accettò di esserlo. Perciò ci vuole grande attenzione. Quando faccio conoscere un bene che voglio fare alla creatura, essa non sa dove vanno a finire le mie mire. Io non faccio conoscere tutto al principio, ma vado man mano manifestando e operando per giungere al punto dove voglio. Volume 32, 6 agosto 1933. Mentre giravo nelle sue opere, mi ha fermato nell'atto del concepimento della Vergine. Come la divina volontà aveva il suo primo posto e cresceva e si diffondeva in quelle piccole membra, e come cresceva la stessa piccola reginetta, cresceva insieme entrambi. Che felice crescita! Che grande prodigio abbassarsi la divina volontà, rinchiudersi nella piccolezza della Vergine Santa per crescere insieme. Ma mentre io rimanevo stupita, il mio caro maestro divino, sorprendendomi, mi ha detto: mia figlia buona, il far vivere la celeste regina nel fiat divino fu l'atto più grande, più eroico, più intenso d'amore che fece il nostro ente supremo. E per quanto i nostri beni siano immensi e innumerevoli, col dare la nostra volontà a vivere in lei non potevamo darle di più, né aggiungere altro, perché con essa le davamo tutto e lei formava in se stessa la fonte e la sorgente di tutti i beni divini per quanto a creatura è possibile. Ora la sovrana piccina, col crescere insieme con la nostra volontà, come cresceva, così formava nell'anima sua, nel suo cuore, nelle sue opere e passi, tanti soli parlanti che con voci di luce e amore irresistibile ci parlavano tanto, ci parlavano d'amore, ci parlavano del nostro stesso essere divino, ci parlavano del genere umano, ci parlavano i suoi passi, le sue manine, i palpiti del suo cuore che con voce di luce giungevano fin nel nostro seno divino e parlava fin dentro di noi stessi. Il suo dire non cessava mai, perché vivendo il nostro volere nella regina celeste, aveva il suo essere tutto parlante, che con voci non umane, ma con voci arcane e divine, ha sempre da dire, non si esaurisce mai, molto più che il fiat è parola divina, il fiat divino è parola operante, parola creante. Come poteva cessare il suo dire se lo aveva in suo potere? Quindi il suo dire ci teneva assediati, rapiti, circondati da tutti i lati, occupati, in modo che si rendeva irresistibile ed invincibile da darle ciò che voleva. La sua parola era potente, faceva cedere la nostra potenza, era soave e dolce, faceva piegare la nostra giustizia, era luce e si imponeva sul nostro essere supremo, sul nostro amore, sulla nostra bontà. Insomma, non vi era cosa nostra che dolcemente non si piegasse alle voci potenti di questa celeste creatura. Ma mentre il mio dolce Gesù ciò diceva, mi faceva vedere la celeste regina che dal suo cuore usciva un sole che invadeva tutta la corte celeste e tutta la terra. E i suoi raggi erano formati di luce fulgidissima, di voci parlanti, che parlavano a Dio, ai santi, agli angeli e a tutte le creature della terra. Sicché la mia mamma celeste possiede ancora il suo dire continuo, il suo sole parlante, che con voce di luce parlante parla al suo Dio e lo ama e glorifica divinamente, parla ai santi e fa loro da madre beatificante e portatrice di gioia a tutta la corte celeste, parla alla terra,
e come madre ci fa la strada per condurci in cielo. Ed il mio amato Gesù ha soggiunto: vedi dunque che significa vivere di volontà divina? Acquistare il fare, il dire, l'amare continuo. Ciò che esce dalla mia volontà, virtù operatrice, illuminatrice e continuatrice, perciò sono atti trionfatori che vincono Dio. Siamo al volume 32, come si vede bene, qui andiamo parecchio alti, ecco, nelle conoscenze, nelle luci che il Signore ci fa sulla Divina Volontà. Non è un caso che moltissimi passi dei volumi più posteriori, diciamo così, citino la Madonna e svelino dei misteri su di lei, perché lei ha avuto la pienezza della vita nel Fiat. Oggi abbiamo avuto uno spaccato veramente impressionante. Gesù ha fatto degli esempi molto belli, chiari, anche se occorre fare un pochino di attenzione per comprenderli, e che mostrano come la vita perfetta nella Divina Volontà che ha condotto questa creatura è qualcosa di davvero impressionante, totalmente divino, straordinario. Allora, il primo capitolo è di grandissima, penso, consolazione per tutti noi, perché il senso di quello che Gesù dice è questo. Primo, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, perché questo è valso anche per la Madonna, Dio né ci dice tutto, né ce lo dice subito. Lui ci dice quello che è necessario e opportuno che conosciamo in un dato momento, nulla di più e nulla di meno. Ma nel suo operare verso di noi ha dei fini, ha degli scopi che noi non conosciamo, ha delle mire. Ci sarà probabilmente un momento, insomma, in cui forse anche sul pianeta Terra, specialmente per quelli che devono compiere delle missioni ben specifiche nel regno del Divino Volere, tante cose si fanno chiare, ma prima che questo accada, Maria Santissima non ha fatto eccezione a questo, Dio non dice perché sta facendo tutte quelle cose. Gesù spiega: la Madonna ha saputo che aveva la vocazione ad essere madre di Dio un minuto prima di darne il consenso. Prima non sapeva nulla. Questo fatto che la Madonna non sapesse di essere la creatura eletta ad essere madre di Dio non è soltanto affermato negli scritti di Luisa, questo si trova praticamente dappertutto. Non c'è, io non conosco, tra tutte quante le conoscenze certamente limitate, ma che ho degli autori spirituali e teologici, dei grandi teologi, uno solo che affermi che la Madonna sapeva che sarebbe diventata la madre di Dio. Non ho mai letto da nessuna parte questa cosa. E certo, però, a un certo punto, dice Gesù, specialmente per quelli che hanno missioni e come quella della Madonna, glielo deve dire per forza. Perché? Spiega: perché la volontà della creatura e la volontà del creatore siano esattamente all'unisono, affinché Dio e la creatura vogliano la stessa cosa. Ora, questo è il primo step. Poi c'è un secondo step. Come faccio a comprendere? Dice, molta gente dice: ma sarò chiamato a vivere nella divina volontà oppure no? Ah, dice, qui c'è un modo infallibile. Il segno che l'anima ha accettato e gradita la nuova vita del dono che voglio darle è che io continuo a manifestarle le diverse qualità, le belle prerogative, il valore immenso che possiede il mio dono. Quindi, allora, io tante volte ho detto: ragazzi, qui non si realizza una cosa di questo genere dall'oggi al domani, no? Questo è un cammino. Quanto durerà il cammino? Non lo sappiamo questo qui, non lo possiamo sapere e nessuno può, credo, insomma, affermare con certezza di possedere il regno del Divino Volere. È una cosa abbastanza grande, se un'anima non può affermare con certezza nemmeno di essere in grazia,
figuriamoci una cosa di questo genere, no? Però Gesù dice, continuo a darti informazioni, e questo perché continuo a darti informazioni? Evidente, no? Perché tu continui a cercarle, d'accordo? Quindi il fatto stesso di continuare a leggere, a meditare, ad ascoltare, ad approfondire, quindi ad aprire il cuore a quello che Gesù sempre continua a dire al nostro cuore, già segno ottimo. Già segno ottimo. Perché quando è che entreremo in possesso del dono? Dopo che sono certo che già possiede tutta intera la vita del dono che volevo darle. Quindi mano a mano che il Signore ci dà le conoscenze, ovviamente segue da parte nostra la pratica. Certamente la pratica imperfetta, che noi siamo sempre dei poveri peccatori, quindi non arriviamo subito alla vita, però non è un ascolto, ecco, gnostico, d'accordo? Perché non basta conoscere una cosa perché quella cosa diventi realtà, cioè solo la conoscenza non basta a vivere il dono. C'è la conoscenza, la comprensione e poi ovviamente la vita, no? Per quanto uno riesce e può. Ma Gesù dice, se c'è questo a un certo punto, io, dopo che sono certo che già possiede tutta intera la vita, capito? Cioè, prima ti mette in condizioni che ti ha mostrato tutte le forme, i modi, i segreti, le cose necessarie da fare per vivere in questo modo divino. E poi te lo dà. questo mi sembra, può essere che mi sbaglio, insomma, no? Confermare una cosa che ho sempre pensato, nel senso che Dio vuole che, appunto, aprendoci le conoscenze, quindi entrando in questa dinamica entusiasta, insomma, perché qui adesso lo vedremo, si tratta di cose grosse, ci lavoriamo con gioia, con amore, con costanza, con perseveranza, e poi ci sarà un momento, che Dio lo sa, in cui, vedendoci ben consolidati in questo, come dire, Gesù si dà l'ultima spinta, veramente, anche se noi non ne diventassimo mai coscienti, però coscienti o non coscienti, avremmo la vita del dono presente in noi. E questo chiaramente noi avremo soltanto, come sempre, delle spie che ci tranquillizzano, insomma, no? Le famose spie, la pace perfetta, insomma, no? Cioè, le spie, ottime spie sono quelle che la tradizione della Chiesa ha sintetizzato nei frutti dello Spirito Santo, no? Amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, mitezza, dominio di sé, continenza, modestia e castità. Quindi, quando ci stanno tutte queste cose, ecco, tutte in maniera stabile, beh, insomma, possiamo, ecco. Quindi attenzione riguardo a queste parole, io non faccio conoscere tutto al principio, ma vado man mano manifestando e operando per giungere al punto dove voglio. Fantastico. E questo per quanto riguarda il 14 maggio. Poi abbiamo anche però quest'altro exploit veramente profondissimo del 6 di agosto. Ecco, innanzitutto Gesù dice una cosa che valeva per la Madonna, ma questo è chiaro che mutatis mutandis, dicevano i Romani, quindi cambiate le cose che si devono cambiare, quindi fatte le debite proporzioni, vale per chiunque si approccia a questo dono. Gesù dice, il far vivere la celeste regina, il fiat divino, fu l'atto più grande, più eroico, più intenso di amore che fece il nostro ente supremo. E per quanto i nostri beni siano immensi ed innumerevoli, perché Dio possiede beni innumerevoli, cioè non si possono contare e numerare tutti quanti i beni che Dio possiede, e neanche la loro grandezza e neanche la loro diversificazione di specie, non esiste nessuna mente creata che possa sondarli, perché sono infiniti. Ma nonostante questo, cioè, il nostro Signore dice che cosa gli vogliamo proprio dare il top, è questo il top, non potevamo darle di più né aggiungere altro.
Cioè non esiste, cioè se Dio vuole donare qualche, cioè vuole dare il top alla creatura, è questo dono. Più che se gli donasse tutti quanti i beni innumerevoli e immensi e infiniti che possiede in quanto Dio. E poi lo spiega perché. Spiega perché. Uno non potevamo darle di più e aggiungere altro, ma poi perché? Perché quando la divina volontà vive in noi, noi abbiamo praticamente, il Signore mi aiuti a far comprendere questa cosa che vedo molto chiaramente, abbiamo dentro di noi il generatore continuo di soli, qui li chiama. Quindi che significa? Di atti divini, eterni, immensi, che producono solo nel compierli gioie, felicità e luci infinite, ce l'abbiamo dentro. Capite? Qui dice Gesù, le manine della Madonna e i suoi passi, con voce di luce, giungevano al nostro seno divino. Cioè, che cosa, cioè, capite? Non è un'operazione cosciente questa qui. Cioè, ma il muoversi delle manine di quella bambina arrivava e parlava nel cuore stesso di Dio. Gesù spiega, non si tratta di parlare con voce umana. No. Qui non si parla con voce umana, non è soltanto quando io, è cosa che dobbiamo profondissimamente curare, che la Madonna vive in maniera abituale, sto a cuore con lui, ne mantengo la presenza. Gli parlo, gli faccio gli atti d'amore, gli faccio gli atti di offerta, faccio gli atti attuali, faccio tutto quello che mi pare, insomma, no? Ma non c'è solo questo. Noi, cioè, chi conosce questi scritti lo sa, nell'atto preventivo si chiede al Signore che ogni palpito, ogni respiro, il battito di ciglia, i movimenti dei piedi, delle mani, anche i nostri movimenti inconsapevoli, giri la testa, sbatti le ciglia, non lo so, ti gratti la faccia perché c'è la zanzara sopra, cioè, tutto, d'accordo? Tutto viene divinizzato. Questo è un grande mistero, ma se uno comprende che è, cioè il fiat, la volontà è il motore stesso, purtroppo dobbiamo trovare dei termini, di tutto ciò che Dio fa, d'accordo? È la volontà che produce l'azione, la volontà che produce ciò che poi ci rende felici, sempre. Se questo si trova dentro la creatura, per questo dono straordinario e soprannaturale, per le condizioni che si creano. E addirittura poi determina una alterità, un'interrelazionalità, una relazionalità, una reciprocità tra creatore e creatura, modulata su frequenze soprannaturali divine. E per cui Dio stesso rimane sensibile, come dire, non solo sensibile, qui usa termini che devo ritrovare, in modo che si rendeva, la sua volontà, il suo dire, si ci teneva assediati, assediati, rapiti, circondati da tutti i lati. Dobbiamo immaginare, proviamo a sforzarci un po' con l'immaginazione, che allora il dire della Madonna, fusa con la divina volontà, ci spiega Gesù, era incessante, a ogni istante, ad ogni secondo, perché ogni minimo gesto che faceva, ogni minimo gesto, ma anche quando stava dormendo, che si girava dall'altra parte, era la stessa cosa, d'accordo? Tutto. E quindi, cioè, Dio si trova sotto assedio, lo ha detto lui. Sotto assedio, cioè, quando uno sta sotto assedio, cioè sta sotto assedio, quindi non sa più da dove girarsi perché è un assedio, cioè, non sa più tornare a respirare. Rapiti, circondati da tutti i lati. E cos'è questo dire? È un ininterrotto dire di amore continuo. Sono soli parlanti, richiama Gesù, questa immagine, no? Che con voci di luce e di amore irresistibile ci parlavano, tanto ci parlavano d'amore. Questo perché, non dimentichiamolo mai, la divina volontà è volontà d'amore. La vita nella divina volontà è vita di amore. La Madonna vera, e dico la Madonna vera, insomma, perché di questi tempi, cioè, il segno distintivo proprio che porta, ed è percepibile da come agisce, da quello che dice, da come si comporta, è un amore sconfinato,
sia per l'Altissimo, ma sia anche per noi, creature dell'Altissimo, che siamo sua immagine e che siamo realmente figli suoi. E come ha detto in un'apparizione, se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. E quindi attenzione, io qui sto anche suggerendo un criterio importante di discernimento, dato che oggi pullulano molte presunte manifestazioni soprannaturali, di vedere e sapere dove c'è la Madonna vera. Io personalmente, per quanto ho potuto conoscere, quando non vedo trasudare quell'amore proprio impressionante, il distintivo unico che la Madonna è ed ha, perché questa è la sua vita, tendenzialmente, certamente poi non si deve mai fermare a conoscenze superficiali, ma grazie a Dio poi è compito della Chiesa fare luce e chiarezza, no? Ma tendenzialmente sto subito, come dire, sul cauto, sul molto cauto, perché la Madonna non può fare nient'altro che questo, nient'altro che questo. Perché questa è stata la sua vita, questo ha sempre fatto con la Santissima Trinità e questo ha fatto sempre con noi uomini. La sua parola era potente e faceva cedere la nostra potenza, soave e dolce, e faceva piegare la nostra giustizia. Era luce e si imponeva sul nostro essere supremo. Attenzione, questo dire ininterrotto di Maria Santissima, poi Luisa lo vede attualmente operante in cielo, cioè non è una cosa che si è limitata alla sua vita terrena, e quindi durante la sua vita terrena stava sulla terra, e quindi rapida adesso in cielo vive qualche altra cosa. No, non vive la stessa identica cosa, uguale. Dal cuore usciva un sole che invadeva tutta la corte celeste, tutta la terra. Qui sembra di vedere l'immagine di Ruth Bach, no? Quando c'aveva gli anelli, un'altra immagine, gli anelli che facevano esondare dei fiotti di luce grandissima, e la Madonna stessa spiega: queste sono tutte tante le grazie che sono pronte per l'umanità. E poi divennero fiocchi, perché dice: ecco, non me li chiedono, me ne chiedono di piccole. Allora c'è un sole parlante, bellissimo, no? Che con voce di luce parla al suo Dio e lo ama e glorifica divinamente. Ma non solo, parla ai santi. E che cosa fa? Ah, questo è anche un altro segno. Dice: vuoi sapere se opera la Madonna dentro di te? E guarda quanto sei contento, quanto ti senti nella gioia, quanto ti senti sereno, quanto ti senti nella pace, se no non è la Madonna che opera in te. E parla alla terra e come madre ci fa la strada per condurci al cielo. Come madre. E quindi Gesù conclude, lo dice a Luisa, lo dice a noi: vedi dunque che significa vivere di volontà divina. Qui non è, capite, cioè non è un giorno, un istante, una serie di atti, cioè sì, per carità, importanti. Qui è una vita ininterrotta. E nel primo capitolo abbiamo visto come faccio ad arrivare a questo fine gradualmente. Tieni sempre le porte aperte alle conoscenze. Non ti fermare, sii costante, sii perseverante, mano a mano che conosci, impari, metti in pratica. Poi, quando questo diventerà realtà pure per noi, speriamo che, cioè, ma certamente non nello stesso identico modo, ma in maniera certamente analoga, perché la vita, la divina volontà questo produce in un'anima, lo sa soltanto Dio. Ecco, però, ripeto, le spie, quelle noi possiamo fare i test. Ci sono tanti test, per esempio uno, io lo ricordo sempre, cioè quanto sei sensibile alle passioni? Facciamo l'esempio più facile, la lussuria o l'ira, che sono quelle passioni che nascono dentro di noi, a volte cioè, provocate certamente, però in maniera violenta, insomma, che per dominarle uno fa fatica. Allora, qui non c'è possibilità di scampo, perché più ci si addentra nella vita della Divina Volontà, più
più non è che si diventa semplicemente forti, dice, vabbè, me sto arrabbiando e quindi sono più forte nel dominare l'ira. No! Questa è la santità ordinaria, che è grandissima cosa, per carità, ma non funziona così. Cioè funziona che tu l'ira la senti sempre di meno. Quindi non si tratta di avere i muscoli supersonici per rintuzzare gli assalti violentissimi di questa passione, per evitare di fare un macello e di mandare a quel paese mezzo mondo. No, tu i morsi di questa passione li senti di meno. Dici, ah, ma allora è tutto facile. Non è affatto, non è tutto facile, perché per sentire di meno i morsi dell'ira, di aver lavorato dentro la divina volontà, di aver fatto un sacco di atti, devi aver messo in pratica un sacco di cose che veniamo piano piano a conoscenza dalle meditazioni, dalle catechesi, dalla lettura. Ma si lavora diversamente, per fini più grandi, non è che non si fa niente. Allora, se tu, che ne so, eri nevrastenico matto, e ti accorgi che dopo un po' di tempo che stai guardando, dici, ma che sta succedendo? Cioè, mi arrabbio di meno, ma non perché sono diventato più bravo a contare fino a 10, ma perché anche le cose che dovrebbero farmi arrabbiare, la reazione immediata è diversa da quella di prima. Ecco, questa è un'ottima spia. Spia. Perché dobbiamo anche un attimo, non è che dobbiamo stare sempre a guardare noi stessi come va e come non va, no? Però dobbiamo anche renderci un minimo conto, insomma, di alcune cose, no? Questa è un'ottima spia. Bene, volgiamo lo sguardo verso questo sole parlante, che ha un fare, un dire, un amare continuo. Bellissimo questo qui, Quindi un fare vuol dire che si opera incessantemente e continuamente per cosa? Per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, anche con il respiro. Ecco perché una vita nella divina volontà, di questo sono convintissimo, non esiste beneficio più grande che possa esserci per la Chiesa e per il mondo di un'anima che vive in questo mondo, fosse anche la persona più sconosciuta, più nascosta e più insignificante del pianeta Terra. Il bene che produce non è paragonabile a tutte le opere sante, a tutti i progetti, a tutte le operazioni di riforma, a tutto quello che vogliamo fare. Non è paragonabile. Il dire continuo, perché si parla non con parole umane, e si parla a Dio dicendogli incessantemente il nostro amore divino e di ricambio, e si parla a tutti, con mutuo linguaggio, non con grilli parlanti, con quelli che stanno sempre a chiacchierare o che stanno sempre a fare i profeti, a volte anche un po', qualche volta i fanatici, nel senso che stanno sempre a rimproverare chi sbaglia, chi cosa, a sinistra, no? E l'amare continuo soprattutto. Ecco, in modo tale che qualunque, tu che cosa stai facendo adesso? Sto mangiando. No, risposta sbagliata. Sto amando, mangiando. Non sto semplicemente mangiando, sto amando mangiando, sto amando bevendo, sto amando dormendo, sto amando lavorando, sto amando pensando, sto amando camminando, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo conosciuto Santa Vergine Maria qualche particolare, forse in più, ecco, di quello che era questa vita che hai ricevuto in te. Noi ci rallegriamo perché dono più grande, Dio non poteva dartelo. Ci rallegriamo anche pensando che sempre l'hai vissuto, da quando sei stata concepita ad adesso, in questo preciso e precisissimo istante. Non hai altra vita che questa. E non vuoi per i tuoi figli altra vita che questa. Guarda i cuori di tutti coloro che veramente desiderano e credono che questo sia il sogno dei sogni, veramente
la cosa più grande e più bella che Dio possa donare ad una creatura, e desiderano entrare in questo regno tutto divino. Tu prendici per mano e attraverso la costanza e la perseveranza nel cammino, inoltraci sempre più nei sentieri divini di questo regno tutto di cielo, perché almeno un pochino, non dico possibile vivere le stesse cose che hai vissuto tu, ma almeno un pochino condividere quella che è stata la tua vita e quella che è stata la tua gioia, possa essere in realtà per i tuoi figli che questo desiderano. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.